No, merda, merda, merda. Dai, dai, Dio santo, andate via, andate via. Non il chiusone, non il chiusone. Ma Dio santo, odio ste torce. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di All Mods. Allora, scusa, puntata ci avevamo un attimo qui perché eravamo un attimo presi da 18 milioni di mob che volevano ucciderci. Siamo senza una parte d'armatura perché non abbiamo abbastanza materiali per potercela fare e cerchiamo in qualche modo un posto per scappare da questa zona che dovrebbe essere abbastanza carina, ma in realtà non lo è per certi versi e per certe cose. Quindi sto cercando in qualche modo di scappare dal luogo che dovrebbe essere la mia prigione, quello che sia in sostanza. Ho trovato un attimo questa piccola zona qua. Vediamo un attimo cosa c'è qui. Allora, a parte il fatto che ho finito anche le torce, quindi sono nella merda, però non è un grande problema perché alla fin fine, ragazzi miei, abbiamo comunque tipo della lava qua accanto, quindi diciamo il problema delle torce è rilevante, soprattutto in questa ultima zona. Però il problema è che comunque fanno un male tremendo sti zombie che sono full diamond qua. Perché in realtà non sono full diamond, però raga, vedete come stanno messi. Stanno messi meglio di me, stanno messi. Ci sono i blades, quelli sono il problema in realtà. Aia, porca merda, vedete, ma ho levato tipo 3 cuori solo con un attacco, quindi devo fare molta attenzione a non farmi beccare molto spesso, riuscire a shottarli appena possibile, anche perché sono davvero tanti, raga, troppi. Cioè appena ne uccidi uno ne spuntano 18, ne spuntano. Madonna, non muoiono, non muoiono. È tremendo, cioè io non posso sbeccare una spada di zombie. Ecco, mi hanno pure infuocato, lo sapevo, Dio, che cosa brutta sti zombie. Sono troppi, raga, sono davvero troppi. Vediamo un attimo se riusciamo a shottare questi e passare a distruggere lo spawn, magari così siamo anche che messi meglio. Ok, appena spawnato un altro, però questi li ho quasi shottati tutti, quindi comunque diciamo che da un certo punto di vista siamo messi meglio. Ah, cerchiamo di farlo passare un attimo così, facendoli fare il giro. Andiamo a distruggere lo spawner, se riusciamo. Perfetto, vedete? Ok, lo spawner è eccolo qua. Perfetto, li abbiamo un po' trollati e siamo riusciti a schivarli tranquillamente. Allora, c'è un altro, c'è un altro. Aia, merda, 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 mi ha buttato via. Aspetta un secondo, devo fare un attimo un giro diverso. Oddio, quanti ce ne sono? Sono troppi gli spawner, ragazzi miei, però così siamo riusciti a tenerli un po' a bada e forse riusciamo addirittura a fargli il culo se solo ce la facciamo a colpirli meglio. Oddio, oddio, oddio. Aia, aia, aspetta che l'ho shottato, perfetto, uno morto. Ouch, Dio. C'ha Thorns questo, mi sa. Eh sì, c'ha Thorns, pezzo di merda. Ho shottato anche con Thorns, ragazzi, ci siamo, qualche volta ce l'abbiamo fatta. E ce l'abbiamo fatta, ok, allora, calmi. Ora, qualche spawner qua vicino ci dovrebbe essere ancora tra qui. Questo qua al lato, l'ho distrutto? L'ho distrutto, buono, buono. Qua c'è un'armatura in diamante, ma sempre un'armatura è, quindi me la faccio bastare. Anche perché ha fire protection, quindi non è male, sinceramente. Butterei un attimo un paio di queste cose qua. E vediamo un po', protection 3. Unbreaking 3, ok, questo è buono. Dai, ce lo teniamo un attimo qua, queste cose interessanti. E per il resto non abbiamo nient'altro. Abbiamo solo metterci qualche spawner qua. Però questo sono di spider, quindi non possiamo ancora raccattarli in qualche modo. Abbiamo bisogno di cibo, quindi utilizzerò per ora questa roba. Aspettate che devo uccidere un attimo sto ragno. Dio, quanto sei odioso, ragno. E cerchiamo di passare in qualche modo più avanti. Allora, vediamo un po'. C'è uno spawner di ragni perché ne stanno sfruttando un po', quindi sicuramente di qua ce n'è uno. Infatti eccolo qua. E di qua vedo scheletri e qualche altra cosa. Vediamo un attimo se riusciamo in qualche modo a tenerli lontani. Aia, quello. No, oddio, quello potenziato. Oddio, aspettate un secondo. Devo riuscire in qualche modo a scappare. Mi serve della vita, mi serve della vita. Datemi della vita, maledizione. Ah, qui sopra non ci vogliamo manco salire. Quindi facciamo un attimo il giro da questa parte. Fottiamoci altamente di quelli là. E andiamo alla ricerca di un po' di cibo, perché mi servirebbe. Ah, qui ci sono sicuramente i blades, però non li sento. Quindi faccio un attimo un giro veloce. Oh, porca merda, un giro veloce è il cavolo. Allora, aspettiamo un attimo. Aia, wow, calmati, piccolo pezzo di merda, mi stava shottando. Qua ci sono altri spawner. E la vita non si recupera comunque quando mandi la carne in marcia. Questa è una brutta, brutta cosa. Devo aspettare per forza questa cosa. E facciamo così, aspetto un attimo a recuperare HP e poi ci buttiamo un po' nella mischia e vediamo cosa riusciamo a recuperare. Bene, 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 abbiamo avuto tutta la vita, quindi possiamo puntare in realtà a spostarci un attimo di qua. Allora, questo abbiamo visto che c'erano zombie in questa parte. Di qui non c'è nulla, però questa dovrebbe essere la zona tipo strana, quella dove spawna la gente.
niente. Quindi mi sa che mi conviene prima di tutto scappare. Ok, prendo un attimo questi pezzettini di coal che stanno qua. Comunque sono buoni e sono dei blocchi interi di coal, quindi immaginate quanto diamine siano buoni. E con questi pezzi, ragazzi, potrei farmi un po' di torce. Se solo avessi un po' di legna, speriamo che effettivamente ce la siamo portati. Non ce la siamo portati e questo è un bel problema in realtà. Possiamo utilizzare... niente, raga, mi serve... Come faccio a trovare del legno qua? Allora, del legno, ragazzi, del legno. Mi serve del legno veloce per fare delle torce e scendere un attimo giù a vedere cosa c'è lì dentro. Oddio, uno sfondere di creeper. Oh, porca merda. Oh, merda. Porca merda. Porca merda. Ma non ho altre cose da dire. Porca merda. Mi sa che non mi conveniva farle esplodere, anche perché forse c'era davvero del legno lì dentro. Oh, aspetta, questa è una trappola. Magari se non mi fai salire su ste vine di merda, ti dico che è una trappola e faccio attenzione. Allora, qui ci sono altri tipi strani, tra cui dei creeper. C'è un altro spawner di creeper qua. Che okay. Oh, ciao, buongiorno. Mi scusi, non l'avevo visto. Porca merda. Aspetta che... No. Diamine. Aspetta, devo scendere giù per forza, ragazzi. Qua si tratta di vita o di morte. Si tratta soprattutto di gente che ti vuole uccidere. Oh mio Dio, tu come hai fatto ad arrivare fino qua? Vediamo un attimo se riusciamo a ucciderlo senza che mi butta la palla di fuoco. Vabbè, però non è che c'ho fire protection e non mi fa troppo danno. Però porca merda, raga, qua la cosa si fa tanto complicata e tanto difficile. Non ho trovato comunque niente, raga, per un momento. Allora, posso puntare a fare una cosa molto importante, ovvero cercare di chiudermi qui dentro e tipo fare un po' di giri qua. So che non vedete niente, ragazzi, però io devo cercare di trovare qualcosa nelle ceste al momento. E ok, una torcia. Aia, uno slime che mi dà addirittura poison. No, vabbè, raga, io mi arrendo. Oh, merda. Porca merda. No, merda. No, non morire. Bruciato. Dio, quanto odio la bruciatura. Cavolo. Bene, con uno solo stick dovrei riuscire in teoria a farmi almeno una 4 torce. Vabbè, dai, già un inizio, sinceramente. Almeno posso fare così e posso in qualche modo spostarmi. Allora, mo, chi Cristo mi ha ucciso? Non lo so. Però il problema è che loro sono abbastanza incazzati con me per chissà quale ragione. Flame, efficienza C. Oh mio Dio, raga, che c'è qua dentro? Devo portarmi tutto a casa, Oh merda. Senta, non volevo disturbarla in realtà. Quindi se ne va a fanculo, sarebbe anche una buona idea al momento, anche perché dovrebbe andarsene a cagare. Aspettate, ok, oh merda. Porca merda, perché non se ne vanno a cagare sti cosi? Perché vogliono uccidermi per forza? Perché? Perché me lo chiedo? Cosa vi ho fatto di ma... Ah, Dio santo, pure con coso c'hanno. Cioè, ragazzi, un po' manco attaccarli perché dici... Cioè, attacchi? No, perché hanno il coso, hanno il potenziamento, comunque hanno pale spine, come si chiama quello in italiano, non me lo ricordo. Comunque, hanno il problema lì, quindi... Gne. Allora, sono tornato in un posto tipo strano, quello che vi ho detto la scorsa volta, tipo era un... mezza foresta. Oh Cristo santo, dove mi hai tippato? Ma quest'altro dove mi ha tippato? Porca merda. Sono arrivato quella foresta. Va bene, ci siamo. Mi ha tippato in un posto stranissimo. Quindi mo, porca merda, fa tutto il giro da farmi. Ma Dio santo, ma non potevi farti i fatti tuoi tu? Madonna, raga, e mo? Ma mi ha tippato sopra, mi ha tippato probabilmente, lo sapete? Ah, qua ci sono delle torce e altre robe. Sì, qua si scende e si muore, giusto per chi sto scherzando in realtà, ragazzi. Beh, devo trovare un modo di tornare lì. Che palle. Allora, pace e tranquillità esistono in questo mondo. Dei diamond block. Lol del diamante, ragazzi, qua sotto. No, non me l'aspettavo. Vabbè, comunque 3 diamanti, ragazzi. Uno zombie anche, se per questo. Va bene, ma non è importante perché in realtà adesso, ragazzi miei, cosa possiamo fare? Possiamo farci finalmente delle torce, visto che abbiamo un po' di questa roba. No, io voglio prendere quelli oggetti che sono lì dentro perché davvero sono importantissimi e potenti. Abbiamo un po' di protection. Oddio, protection 4, tanta roba. Voglio farmi un po' di torce appena possibile, tipo almeno 16. Perfetto, mi faccio uno stack e sono a posto. Vorrei in qualche modo svuotarmi anche l'inventario di roba piuttosto inutile, anche perché insisto, voglio recuperare quella chest che è piena di cose. Probabilmente ce ne saranno altre che mi possono aiutare in realtà a iniziare subito con un bel piccone o con cose così, in sostanza. Il cibo inizia a scarseggiare, ma vabbè, non possiamo farci molto, ragazzi. Dobbiamo forse aspettare qua. Dobbiamo un attimo lasciare questi dead inventory perché non ci interessano. Oh porca merda, voi da dove uscite? No ragazzi, dove Cristo escono questi? Ok, ho quasi ucciso questo, perfetto. Vabbè, il cibo dai, almeno lo rifacciamo con gli zombie. Però sono uscito da qualche zona che ho lasciato aperto, ragazzi miei, perché effettivamente non dovrebbero uscire adesso di qua. Come minchia siete usciti? Voi siete usciti da quel posto, mi sa di qua forse. E infatti da questa parte dovrebbe esserci qua vicino una chest, eccola qua, con dentro flame, con dentro efficienza 5, efficienza 4 e soul stealer. Va bene, con anche ovviamente altre cosette, tra cui pozioni, boccettine, cose così in sostanza. Quindi in realtà noi va benissimo in questa maniera. Ho preso un diamante in più, questa cosa mi può servire perché in realtà volevo farmi questa, ragazzi miei. Oh, finalmente.
decente o una natura un po' più decente del normale, almeno per proteggermi da chissà quali attacchi riceverò in futuro. Però almeno quella mi porta tipo a quasi avere tutta la natura completa, quindi sicuramente è una buona cosa. Ora, qui adesso ho completato sta cosa, perfetto. Quindi adesso se volessi coprirmi il culo, tipo facendo così, potrei anche farlo. Anche perché quelli sono messi male, dovrebbero morire, infatti manca davvero poco, perfetto. Ok, allora ci sono un paio di cose utili, soprattutto per il fatto che loro non potrebbero attaccarmi adesso. Pezzi di merda. No, allora parliamone. Aia, Dio santo, zombie di merda. Allora ragazzi, devo uccidere più zombie possibile così poi non spawnano. E nel frattempo mi recupero anche un po' di HP. Tranne effettivamente che non spawnino 18 milioni di zombie. Sapete che tipo in questa nuova versione gli zombie tipo spawnano uno dopo l'altro, se ce ne sono già alcuni. Quindi funziona in questa maniera. Oddio, la spada di... No, la mia spada è finita quell'altra. Aspetta che devo ucciderlo, ok. Ah, merda, ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Ok, venite qua, pezzi di merda. Aspetta che li uccido tutti ragazzi se riesco. Oh merda, oh merda. No, merda, merda, merda. Dai, Dio santo, andate via. Non il chiusone. Ma Dio santo, odio ste torce. Ragazzi, potremmo anche dire effettivamente abbiamo fatto un bel festino. E perché no? Cioè, abbiamo fatto davvero un bel festino. Ciao, qualcuno vuole partecipare alla mia festa esclusiva in cui i zombie sono dei stronzi di merda? Dio santo, quanto vi odio. Voi che mi fate saltare in aria, Dio santo, non li posso neanche attaccare. Perché tu dici, vabbè, li attacchi. Finisce qua. No, ma che raga? Questi c'hanno tutte le cose potenziate. E vi ho trollati. Pezzi di merda. Oddio santo. Pezzi di merda del cavolo, raga. Comunque, oddio. No, c'è un altro. Hanno trovato loro me. Va bene. Allora, ragazzi, direi che per questa puntata potrebbe essere anche tutto. E in realtà credo che non ci sia nient'altro da dover recuperare, perché effettivamente quella roba che mi interessava l'ho già presa, tutti questi libri importanti. Quindi per ora sono a posto. Noi ci vediamo presto a una nuovissima puntata della nostra serie di All Mods. Dove sia tutto. Ciao ciao e al prossimo video.